la domanda è un perché. Come mai, parlando del deposito che andrà fatto al Monte delle Rocche, che tutti conoscete come ex Cava Cement, non si ricorda la relazione che il tuo predecessore, Consolatino, ha richiesto all'Università di Torino e ha fatto il professor Barla? Come mai non ne parlate? L'impresa, come mai non la conosce? Il professor Barla aveva espresso molte perplessità. Come mai non ci dite qualcosa su questo argomento? Ecco, diteci se lo conoscete, se questa relazione del professor Barla è a vostre mani e alle vostre conoscenze. Mi sembra una cosa importante. Colgo l'occasione, già che ho la parola, per dire questo. Io sono del Circolo Legambiente, abbiamo voluto rimarcare a parecchi organi il problema dell'amianto, no? E abbiamo scritto ai sindaci e via dicendo, ricordando e rimarcando il problema dell'amianto. Qui in Valleme del problema dell'amianto lo sappiamo tutti, molti restano meravigliati. Noi che abbiamo combattuto la battaglia in difesa delle fonti del Rollino, siamo stati a contatto con l'esimio professor Cortesogno, che ci ha detto che sulla linea Sestri Voltaggio, che è la linea che geologicamente separa Alpi da Appennini, è facile, è probabile, possibile trovare l'amianto. Ecco. Quando giravamo col professor Cortesogno per le acque striate, questo si chinava, raccoglieva e ci faceva vedere: questo è l'amianto. Ecco, noi abbiamo voluto ricordare a chi di dovere che devono essere fatte delle analisi specifiche, non si può fare delle analisi così generiche, proprio per vedere se c'è l'amianto, perché chi ha fatto chimica pratica sa che per trovare una sostanza bisogna mettere il reagente specifico. Non è che se uno ci mette un reagente gli dice tutto. Quindi io non so questo cosa bisogna fare per trovare l'amianto, però va fatto. Quindi noi invitavamo a fare delle analisi specifiche e mirate per la questione di amianto. Abbiamo spedito queste lettere a tutti gli organi che vi abbiamo detto, l'unico che non siamo riusciti a indirizzare è il dottor ingegner Walter Luppi. Lo sapevamo dove mandarla, l'abbiamo mandato presso l'RFI, che ci hanno risposto molto cortesemente, ecco, che lei non è presso di loro. Io gliela do a mano questa lettera, permesso, poi ci dirà. Qualche altra letterina da mandarle dove la troviamo? Entro il territorio nazionale. Ecco.